Invece dei Coco Pops vendono i Choco Pops, ma soprattutto i barattoloni di maionese di marca Culino. Culino. L'immancabile latte in busta. E questa qui è banana beer, birra di banana. Abbiamo già visto un sacco di persone che se la bevono anche alle 9:30 del mattino. Gli spaghetti Santa Lucia costano solo 600 franchi ruandesi. In questo supermercato vendono anche un po' di snack, tipo i classici samosa, e ci sono anche crocchette di riso, praticamente arancini. Spettacolo. È come andare a prendere un pezzo in rosticceria a Palermo. Sardine in tomato sauce. Cerco di farvi vedere anche più di un solo supermercato. In questo qui la musica è abbastanza forte. Stavo guardando i cereali che hanno attirato la mia attenzione. Guardate questi, Cereali Italia. Sono proprio italiani, ma è scritto anche tutto in italiano. Comunque a me piace che vendano patatine, popcorn in queste confezioni, che ti fanno vedere effettivamente cosa c'è all'interno. Non è una busta mezza vuota. E poi ci buttano anche delle noccioline. Questa qui che si chiama Skull, che sembra una roba islandese, in realtà è la birra super locale che si vede pubblicizzata ovunque per le strade. Sono tutte buttate in maniera molto ordinata le bibite in questi mega frighi. Uova abbandonate. Nonostante questo sia un supermercatino più piccolo, hanno la Nutella e anche la Choco Duo Lady. In realtà noi ci siamo fermati qui per prendere i samosa più buoni della zona, che a questo punto sono molto curioso di provare. Ne ho preso uno con i legumi, quindi vegetariano. Guarda quanto unto trasuda, vuol dire che è buono. Sentiamo un po'. È davvero squisito, buonissimo. Buono, eh? Mamma mia. Ci sono dentro patate, piselli, un po' di carota. E come piccantezza, molto leggero, ma il sapore è quello della cabanga. Quindi mi piace tantissimo. E il prezzo, 400 franchi, 30 centesimi. Una stupidata, super buono. Insomma amici, nel video di oggi supermercati africani in Ruanda. Vi farò vedere cosa vendono. Andremo ad esplorare anche un mercato a Kigali, più altri posti strani. Quindi mettetevi comodi perché un super video sta per cominciare, subito dopo lo sponsor che l'ha reso possibile. Il video di oggi, amici, è supportato da Lety Shops, che io utilizzo ormai da un bel pezzo perché mi permette di ottenere del cashback quando faccio acquisti online da uno dei più di 2000 siti compatibili. Se anche voi fate acquisti su internet, date un'occhiata al link che vi lascio qua sotto in descrizione per scaricare l'app completamente gratuita, dentro alla quale trovate tutte le categorie. Adesso siamo a settembre, back to school, c'è anche la categoria libri. Se dovete acquistare dei libri, trovate lo store nell'elenco, attivate il cashback, vi apre la pagina del sito e fate l'acquisto come se niente fosse, senza spendere un euro di più, ma maturate del cashback che Lety Shops accrediterà sul vostro conto e successivamente lo potrete ritirare, ed è compatibile anche con PayPal. Qui sotto in descrizione trovate il link anche all'estensione per browser, che io tengo sempre attiva perché mi avvisa quando mi trovo su uno store tra quelli compatibili con Lety Shops, senza mandarmi notifiche inutili. C'è la categoria abbigliamento, tecnologia, anche quella viaggi. È facilissimo da usare, è gratuito, supporta il canale, quindi mi sembrano ottimi motivi per dare un'occhiata ai link che vi lascio qui. Risparmia un pochino di qua, risparmia un pochino di là, ti salta fuori un bel volo low cost. Grazie Lety Shops, buona visione. Io direi che prima di tornare in Italia non possiamo non fare un giro in un bel supermercato del Ruanda. All'ingresso vieni subito accolto con questa mini BMW e questa motoretta della polizia per bambini, fantastico. Casse, soundbar, televisori. Belle queste, sai quanto kit da cucito ci metti dentro? Questi qui sono particolari, sono tutti sciroppi alla frutta che tu allunghi con l'acqua e ti vengono dei succhi. C'è anche la versione tanica. Ecco, mi stavo giusto chiedendo dove fosse il reparto pentoloni giganti. Cioè, prezzo 1.444.800 franchi del Ruanda. Ci potrei cucinare me stesso lì dentro. E dentro al supermercato hanno anche la sezione arredamento, con questi mega divani, e volendo puoi anche comprarti una cameretta per bambini o una tavola imbandita. Qui se vuoi allestirti una palestra in casa hai tutto. No vabbè, ma cosa sono queste cose? Sono dei pupazzotti da menare. Questa è la prima volta che vedo una roba del genere in un supermercato. Altri televisori, bidoni, valigie, una macchina per fare i popcorn. Vendono veramente qualsiasi cosa. Che cos'è questo? Zona elettrodomestici. Questa qui è una linea di prodotti anti-zanzare, Koch Brand. I Lego non ce li hanno. Più o meno, dai. Però di giocattoli ne hanno tantissimi. Alcuni sono un po'...
Oddio, no. No. Comunque le bambole sono tutte musungu. Anche i bambini sui pannolini sono tutti monocromatici. Mentre in altri supermercati africani che ho visitato, diciamo che questi prodotti rispecchiavano di più la popolazione locale. Ketchup o ketchup? Ketchup? Ketchup. Belli questi barili di maionese. Però se volete quella vera c'è la real maionese. Ketchup in tanica. Aceto di vino rosso mazza chef. Guardate quanto è fornito il reparto pasta. Come bel France. Hanno anche la garofalo. Mezzo chilo costa 2500 franchi. C'è davvero tantissima varietà. E se vi piace mangiare tanta pasta, hanno anche queste confezioni da 5 kg di penne oppure di fusilli che costano 12.000 franchi. C'è anche l'immancabile Santa Lucia. Se invece preferite i noodles istantanei, guardate quanti ce ne sono. E questi logicamente non costano niente, 5 porzioni 1.600. Bellini questi stuzzicadenti con sulle banconote da $100 con Benjamin Franklin. Miele in tanica, barili di quello che credo sia latte in polvere. Hanno anche dei prodotti gluten free. Sai che quasi quasi mi provo queste arachidi chili pepper. Io me le prendo. No vabbè, bellissimo il bagnoschiuma marca Amalfi. Comunque qui nell'area con tutti i frigo ci sono un sacco di cose e c'è anche un sacco di cattivo odore di carne andata male, tipo carne in putrefazione. Lì c'è la zona macelleria e non ispira per niente. Vedi che bello, però anche qui vendono un sacco di roba sfusa, anche le uova sfuse. E visto che le buste di plastica in questo paese sono bandite, ci sono i sacchetti di carta, così puoi comprarti le tue fantastiche banane di dimensioni dignitose, oppure il platano extra large. Ananas e avocado sono giganteschi. Qua c'è tutta la verdura in frigo e trovi anche i peperoncini che utilizzano per fare il chili oil, che devo assolutamente cercare. Qui ci sono i gelati, tantissimi gelati. Alcune bottiglie di Coca-Cola sono molto strane, hanno tipo delle bottiglie più tozze. Guarda qua, hanno le sottilette della Galbani. Tosta alla mozzarella. C'è il mascarpone. Potremmo farci un bel tiramisù. E qui c'è la zona formaggi, c'è il Gouda, ci sono un sacco di altri diversi tipi, però non ci sono formaggi di capra. Perché mi spiegava Dennis che qui, nonostante ci siano un sacco di capre e tante famiglie abbiano le capre, il latte di capra viene considerato una sorta di scarto, cioè come se non fosse commestibile, bevibile. Non gli piace e quindi, se vi piace il caprino... Alcune confezioni sono veramente americane. Sì, comunque il cattivo odore di carne andata male proviene proprio da qua. Altre buste di latte. Comunque è un po' strana sta cosa, perché le buste di plastica no, ma il latte in busta invece sì. Perché poi hanno anche confezioni più normali in cartone e queste bottiglie veramente allungate di Speranza Water. Guarda che bella altra selezione di sottilette. E guardate che particolari che sono le confezioni di Pancarré, che è tipo un mattone gigantesco. E sono tutte di carta. Tanica da 7 kg di miele naturale dalla foresta. Comunque hanno anche il reparto panificio, che sembra quello di un qualsiasi alimentare italiano. Che buoni gli hot dog in scatola. Qualcosa mi dice che questi Ferrero Rocher siano un pochino sciolti. Hanno anche la loro versione del Nutella, quello snack con i grissini, che però qui è forma di cuore. I biscotti Bistella. Questi sono scritti in italiano. Stavo giusto dicendo che qui non hanno prodotti con nomi palesemente farlocchi. Però poi ho trovato i Choco Rings della Kellerberg. Per nulla ispirata alla Kellogg's. Vedi, tipo qui hanno il Kinder Bueno, quello vero, in Iraq c'era il Kinder Buono. Eccolo, ciò che cercavo, il mio lietto piccante preferito. Una boccettina da 20 ml costa solo 1300 franchi. È meno di un euro. Considerata la quantità di piccantezza, devo dire che è molto economico. Quasi quasi me lo spalmo sulla mano, magari mi vanno via tutte queste punture. Allora, alla fine ho speso 10.900 franchi del Ruanda per 6 confezioni di olietto piccante, che porterò a casa e porterò anche al ristorante. Una di noccioline con lime e peperoncino, che secondo me saranno strabuone e me le mangio domani in aereo. E poi ho preso anche un mazzo di carte ad Nuno. E le ho viste lì alla... Belle queste, eh? Ci tenevo a prendere perché sono le number one per il Family Fun. Questo manichino ha qualcosa che non va, mi sa. Prima che va giù il sole, magari ci facciamo anche un girettino in un bel mercato qui a Kigali. Comunque stavo pensando che non ha... Cioè, un po' un controsenso il fatto che abbiano vietato l'utilizzo delle buste di plastica per motivi ecologici. Però il latte in busta invece c'è. E la busta di plastica tu la puoi riutilizzare, ma la busta del latte no, la devi buttare. Ufficialmente le buste di plastica sono state bandite dal 2008. E se te ne trovano nella borsa quando ti perquisiscono in aeroporto all'arrivo, in teoria te le confiscano. Io ne ho sempre qualcuna di scorta e meno male che non me l'hanno presa, altrimenti tutto il mio bagaglio sarebbe diventato piccante. Sarà anche il paese senza le buste, ma appena
vai di là dei controlli in aeroporto, ti danno la busta di plastica al duty free. Ma le politiche ambientali del Ruanda sono iniziate ben prima, tra queste c'è anche un servizio comunitario chiamato Umuganda. Praticamente ogni ultimo sabato del mese ci si ferma per almeno 3 orette e ci si dà da fare per la comunità, pulendo le strade, curando gli spazi pubblici, ma non so quanto questa cosa venga rispettata anche fuori dalla grande città e dai quartieri più belli. Vabbè, comunque adesso ci becchiamo un pochino di traffico e andiamo a vedere il mercato. Andiamo a vedere il Nyabugogo Modern Market. Abbiamo parcheggiato esattamente qui fuori. In realtà sarebbe super sicuro lasciare le cose in macchina, però ragazzi, ho il passaporto, le macchine fotografiche, tutto il girato del viaggio, quindi mi porto dietro lo zaino. Qui all'ingresso ci sono tutti i mototaxi che attendono le persone che finiscono di fare la spesa per portarle a casa, ma ci sono anche i bici taxi per quelli che vogliono essere un po' più ecologici. Comunque il mercato è fighissimo, vendono tutta la frutta e verdura che puoi desiderare e speriamo di trovare anche qualche bella camicia brutta. Chiaramente ci stanno fissando tutti perché insomma non succede tutti i giorni e alcune donne quando passo mi afferrano i capelli per farmi i complimenti, quindi grazie. Secondo voi ce l'hanno il 43 di queste? No, no, squares, like flowers. Ma questa è Versace? Versace? Questa qua è Damo, bellissime. E queste qua sono le Jordan, fammi vedere le Jordan. No, Jordan ok, no, le altre. Queste sono belle. Allora, questa è abbastanza brutta per i miei standard, quindi la prenderei anche, ma mi sta piccola, sono piccole. It's not for you. It's too small. My size, va bene? What do you think? Is it my color? Yeah. It okay? Yeah. How much? Tu fatto zonamo faranno a museo. How much? 14,000. 5,000, it's okay. Dai, mandiamogli. In realtà io non credo che la metterò mai, però sono stati così carini a cercarmela per tutto il mercato che la compro. Gli do per intero. Oh zio, grazie. Grazie mille. Thank you. Thank you guys. No, I'm okay. Allora, tutta la parte interna del mercato dei vestiti è completamente al buio e lì dentro vi giuro stavo soffocando, però sono stati così carini a prendermela la camicia che non potevano acquistarla. Abbiamo attirato un po' l'attenzione, ci sono un sacco di persone che sono venute a guardarci. Adesso però dobbiamo andare perché tra poco ci sarà il traffico della rush hour e quindi ci dobbiamo muovere. Mi stanno toccando i capelli. Ciao, non ho capito cosa hai detto, spero nulla di offensivo. Salve, ciao. Cos'è? Ah no, thank you, I'm ok. Come li guardano i tatuaggi, Daniel? Comunque continuano a toccarmi i capelli. Cioè mi tirano proprio i capelli quando passo. 1-10 che ti compri le ciabatte Supreme rosa. Conta, Dani. 3, 2, 1. 4. 1-10 che le compri tu. Conta, Dani. 3, 2, 1. 4. Oh. Le avrei prese però, ma non ho spazio nello zaino. Sì, comunque ci conviene andare perché il traffico si sta intensificando e con la macchina rimaniamo incolonnati. Sarebbe più comodo andare con i mototaxi, però abbiamo i bagagli. Tra l'altro stavo notando una cosa, per le strade del Ruanda non ho visto neanche mezzo tuk-tuk, cioè qua gli ape non ci sono. Mentre qui sotto invece, proprio a lato della strada che stiamo percorrendo, c'è un pozzo pubblico dove gli abitanti delle slum vengono a prendere l'acqua. E le slum sono tipo là dietro. Slum, ovvero i quartieri più poveri di Kigali. Vengono qui con le taniche e poi penso che se la facciano tutta a piedi per tornare alle loro abitazioni. Utilizzano questi carretti oppure anche le carriole, c'è un bambino che se la tiene in testa, una tanica. Sono giganti, saranno pesantissime. Visto che la strada è lunga e c'è tanto traffico, facciamo una piccola pausa qui in mezzo alle montagne. Questa specie di autogrill, quindi andiamo anche a vedere l'autogrill ruandese. C'è anche una specie di... non riesco a capire cosa sia. Un
una qualche specie di performance. No vabbè raga, un T3 Volkswagen come quello che avevo io, che nostalgia. Non dovevo venderlo, dovevo convertirlo in un food truck che fa solamente palestri nu oppure scarpinoccio to go. Siamo ospiti di colui che ha inventato questa tipologia di autogrill in Ruanda e ci teneva tantissimo a far provare, almeno a Daniel, una birra di banana. La banana beer, tipica ruandese. Fa così con la birra anche. La vostra? Non sa di banana, di liquore. Molto alcolico. Debitori. Debitori, esatto. Siamo debitori perché quel signore era in fondo alla tavola vestito di bianco, ha inventato la cabanga, l'olietto piccante che amo tanto. La birra è 14 gradi, di solito da noi è 4 gradi, 5 gradi, ecco perché sembrava un liquore. Questa è 15. 14, cioè, tantissimo. È un Barolo. Ma infatti mi pare che la ragazza l'abbia chiamata banana wine. Questo qui è il vino che fanno sempre loro e ha la stessa gradazione della birra. Ci sta facendo vedere tutti i prodotti che fanno, ha aperto questo pacco da giù e c'è anche questo prodotto di bellezza che Dani mi faceva notare. Se effettivamente di crosta del grana padano. Che buono. Me lo metterei sui capelli. Sono indeciso se ordinare un piattazzo di spaghetti o una bella pannocchia. Vuoi qualcosa, Carlo? No. Sei a posto così? Io volevo la pannocchia ma le hanno finite, quindi mi ha detto guarda ti prendo questo spiedino, perché mi sta facendo lui l'ordinazione dato che non parlano inglese. Thank you. You're welcome. Intestine and stomach of the goat. Bene, interiore di capra. Dani, questo è tutto tuo. Bellino, eh? Vado? Sì. Buono? Buono? Un po' gommoso. Spiedino di interiore di capra, stomaco e intestino. Il sapore è veramente clamoroso e ti dirò, non mi dispiace neanche la consistenza. Very good, eh? È buono, dovrebbero farlo anche nelle autogrill italiane. Talmente buono che Dani se ne è preso un altro, incredibile. Tutto fantastico, però abbiamo fatto un pochino tardi, è notte e niente, dobbiamo guidare di notte. Quello spiedino fantastico costava meno di un euro. Ad ogni modo siamo arrivati nella parrocchia che ci ospiterà per questa notte, quindi vi mostro la mia stanza. Dormirò qui da solo, è un pochino inquietante, però in realtà è molto bella. Guardate quanto spazio e che soffitto alto. Ho già appoggiato i miei bagagli, qui c'è un tavolo con un quadro di Saint Dominic Savio, crocifisso che mi guarda con rosario, pratico mobiletto, comodissimo lavandino. Penso che questa sia una bottiglia di acqua che mi hanno lasciato, Val de Pas. Vediamo se funziona la luce. Funziona. Vino para consagrare, quindi questa è una bottiglia di vino della chiesa. Qui c'è il mio carinissimo letto con la solita zanzariera. Belle queste ciabatte. Se serve c'è un altro rosario. Ma andiamo a vedere il bagno. Non c'è la luce? Beh, ci sta, dai. C'è anche la doccia con 1, 2, 3 secchi. E questo che credo sia una specie di, stile di biancheria. In realtà ci hanno già detto che non c'è acqua per la doccia, spero che ci sia almeno lo sciacquone. Però per il resto direi top, c'è un bagno, c'è un letto, c'è una presa elettrica, sono a posto. Anche se, insomma, il piccolo Saint Dominic che mi fissa mentre dormo, vabbè. Dai, speriamo che la corrente regga. Andiamo a cenare. Ah, ma abbiamo tutto l'occorrente per cucinare qua. Ma guarda poi che bella tavola che ci hanno preparato. Mentre qui, amici, incredibile, c'è la zona chilling. Ma ragazzi, ma cosa state guardando? Siamo in una parrocchia. Qui stanno riscaldando in quel mega pentolone l'acqua che poi utilizzano per farsi la doccia, perché non ci sono i scaldabagni. È veramente bellissimo questo posto, sono molto contento che dormiamo qui stanotte. Abbiamo anche avuto una bella idea. Prima, quando siamo passati dal supermercato, abbiamo pensato di comprare tutto l'occorrente per preparare una bella pasta al pesto. Buzik, come stai? Tac! Hai capito il prete? No, se sono anche più a più serio. Pronte a? Madò, che bella. Questa è bella, eh. Buona? Bien, bien. Se non sono messo, è buono. Ci sta. Molto grazie. Bellissimo questo momento. Diamo un tocco di Ruanda alla pasta al pesto con un po' di pilipili. Ma io lo mangio piccante. Ti dirò. Buono. Tra buono. Devo dire
che ci sta. Quando torno a casa provo a farci con questo una bella aglio, olio e peperoncino. Comunque questi piselli sono buonissimi. Li fanno qua, spettacolari. Diretta dall'Abruzzo. Ma questi sono arrosticini, ragazzi. Brochette. No, arrosticini. Arrosticini. Esatto. Ci hanno portato gli arrosticini direttamente da giù, cioè sono andati giù a prenderli. Wow, già sono stra buoni. Sei veramente buono. Rossicini. Very good. Molto meglio dell'intestino, se devo essere sincero. Ma io notar. Beh, un genio se lui è con noi. Santi, l'ultro. Hai capito i sacerdoti come si idratano? Buonanotte San Dominic, ci vediamo domani mattina. In realtà amici, noi ci vediamo al prossimo episodio, che sarà un pochino più corto rispetto ai soliti video del lunedì, quindi ho pensato di mettervelo come video extra venerdì alle 19, mentre lunedì alle 19 ci sarà il primo episodio della serie dedicata al viaggio in Corea del Sud. Spero che vi sia piaciuto il video di oggi e spero che saranno contenti coloro che mi dicono che un video solo la settimana è troppo poco. Ci vediamo venerdì alle 19 e lunedì con il nostro consueto appuntamento. Ciao ciao!